La Vastese alla Civitella di Agnone soffre nel primo tempo, ma nella ripresa dilaga e supera il Roma City 5-2. Ma andiamo per ordine: nei locali reduci da una sconfitta in trasferta e a caccia della prima vittoria, mister Ferrazzoli schiera un 3-5-2. Fuori molti titolari non al meglio come Altobelli, Busetto e Calì. I romani di statuto scendono in campo con uno speculare modulo. Le due squadre nei minuti iniziali sono molto imprecise, al sesto ci prova Di Nardo per gli aragonesi, ma la sua conclusione è debole il centrale. Al quattordicesimo, cavalcata in contropiede di Perroni che fa tutto bene, salta anche del giudice, ma conclude a lato con il suo tiro che è deviato. Sugli sviluppi del corner passano gli ospiti con un colpo di testa di Raffini. Al ventiduesimo, prima reazione dei locali con una conclusione da fuori di Favo che prende la mira con la sfera che scheggia il palo alla sinistra della porta di Barone. Al 27esimo la Vastese sfiora il pari con un colpo di testa di Ricciardo, Barone smanaccia e salva il risultato. Dal successivo corner arriva il pari con un colpo di testa di Orchi. I biancorossi continuano a spingere, al 30esimo sfiorano il vantaggio, Ricciardo fa la sponda per Di Nardo che da due passi spara su Barone, gol divorato. Al 44esimo nuovo vantaggio ospite con Raffini che ancora di testa in fila del giudice fa 2-1 per l'attaccante maglia numero 9 e doppietta, si va a riposo con questo risultato. Nella ripresa ripartono forti i locali, al secondo Di Nardo si incunea in area, conclusione respinta dall'estremo ospite, al settimo Greselin di testa trova il pareggio da palla proveniente da corner. Al nono il neoentrato Busetto sfiora il gol del vantaggio con una punizione che chiama gli straordinari Barone. Al dodicesimo i biancorossi passano in vantaggio con Ricciardo, il numero 11 scatta in profondità e incrocia con il destro, nulla da fare per il portiere romano, 3-2. La Vastese sigla il 4-2 con Calì al minuto 29. Il giocatore da poco entrato controlla di petto e la piazza dove Barone non può nulla. Al 31esimo Griselin viene fermato sul più bello, arriva Di Nardo che la piazza ma la sfera impatta sulla traversa. Al 35esimo si rivedono i romani con una conclusione da fuori di Pisano del giudice, vola e devia in angolo. Al 48esimo Minchillo chiude la gara con un colpo di testa e sigla il 5-2. La Vastese porta a casa così la prima vittoria stagionale e sale a quota 5 in classifica. Mister Ferrazzoli, ancora una volta una Vastese a due volti, un primo tempo da rivedere, poi una grandissima ripresa e finalmente la prima vittoria stagionale. Ma il primo tempo da rivedere è solo per i gol subiti, perché io quello che ho detto ai ragazzi tra il primo e il secondo tempo, che non era stata la partita come col Trastevere. I ragazzi oggi hanno giocato molto molto bene, abbiamo preso il gol dopo pochi minuti, poi dopo abbiamo pareggiato, abbiamo preso un palo e un'occasione sbagliata. E poi puntualmente al primo mezzo errore veniamo puniti. Nel secondo tempo sono stati bravissimi perché sono rimasti calmi, tranquilli, e una volta trovato il pareggio non c'è stata storia, insomma i ragazzi hanno fatto veramente un'ottima partita e sono molto molto felice per tutto l'ambiente vastese. Abbiamo visto un ampio turnover di alcuni giocatori che sono molto spesso titolari, era una questione legata al fatto che non stavano benissimo o una scelta tecnica? Allora, Mazzotti e Altobelli anche domenica scorsa avevano giocato con dei problemini e sono stati bravi ad andare in campo, oggi avevo tutti quanti a disposizione e le due partite ravvicinate, anche se era questa quella che mi interessava principalmente perché era fondamentale vincerla. E nel secondo tempo ho messo dentro Calì e Busetto, che nell'uno contro uno sono giocatori importanti e che possono far male. Invece altre volte avevo messo dentro Ricciardo e diciamo che sono stati molto bravi ad entrare, a fare quello che gli è stato chiesto e hanno completamente ribaltato la partita. Sono contento per tutti quanti, ecco, questo è un gruppo di ragazzi che lavora molto seriamente e che aveva necessità di questa vittoria, perché la vittoria ti fa stare bene e ti fa lavorare tranquillo. Mister, è stato un buon primo tempo, poi cosa è successo? Non lo so, è uscita anche la qualità dell'altra squadra, dove ha una rosa molto ampia e quindi ovviamente sono usciti tanti giocatori e la qualità si è vista. Ecco, siete ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale, alternate anche delle buone prestazioni, ma non riuscite a portare a casa i tre punti. Sì, è quello che dico ai ragazzi, che forse bisogna essere un po' più cinici nel chiudere le partite, però stiamo iniziando a lavorare, questo è il primo anno, penso che piano piano, di partita in partita stiamo migliorando, anche se oggi il risultato secondo me è troppo penalizzante per noi, però comunque vedo dei miglioramenti. Franco Bolami, situazione Stadio Aragona, a che punto siamo?
Sono contento perché la situazione si è sbloccata, sono contento per noi società dopo 3 anni di Covid e chiusura per la sicurezza del campo. Io penso che domani, visto che San Michele è festa patronale, non possono iniziare i lavori, però il campo verrà già da venerdì, iniziano i lavori con la ditta Medaeldi, che è il nostro vicepresidente. Perciò è una bella notizia dopo questa bella vittoria e di cui San Michele ci ha fatto un bel regalo. Ecco, quando è che pensate di tornare a giocare in casa? Guarda, parlando con Luigi, la situazione sono 40-50 giorni, però dovremmo fare un miracolo come abbiamo sempre fatto e cerchiamo di aprire per Vastesa Melettese il 13 novembre. Il problema più grande è la commissione, solo se lo possiamo convocarlo un po' prima, se ci viene un po' incontro, perché Luigi ci metterà tutta la buona volontà della società e l'impresa, dopo vediamo che succede, però iniziamo i lavori, che è la cosa più importante. Ringrazio gli uffici amministrativi e sia gli uffici pubblici che hanno fatto questo ottimo lavoro, il sindaco, l'assessore e un po' tutta la giunta, perché per sbloccare questa situazione in 2 mesi non è stato facile.